Allora, io volevo ringraziare la stampa presente perché sentiamo la necessità di fare delle comunicazioni alla stampa in ordine all'attività che a suo porto sta continuando a espletare in questi giorni. Abbiamo il piacere di comunicare che oggi c'è stato un incontro con il presidente dell'autorità di sistema, avvocato Andrea Annunziata, e con il sindaco della città, Cettina Di Pietro. A suo porto ha inteso dichiarare la propria disponibilità ad essere considerato un organismo tecnico quanto dall'una quanto dall'altra parte presente al tavolo oggi, intendendo per organismo tecnico proprio la presenza di tutta una serie di expertise che di fatto portano la nostra associazione a poter essere considerata un cluster del mare. Nella nostra realtà associativa esistono tutte le realtà che operano nel porto e quindi con tutte sia le problematiche che anche le proposte. In questo incontro abbiamo presentato un documento che non è soltanto un cahier de doléances, ma è anche e soprattutto quello che a suo porto intende per le prospettive di sviluppo del porto di Augusta e abbiamo anche concluso, arrogandoci il diritto di dire la nostra, anche sul territorio di Catania, volendoci cominciare a considerare come un unico territorio portuale. In realtà è come se noi dobbiamo imparare a ragionare come se noi fossimo una grande città e quindi un'area vasta di territorio in cui da una parte insiste un porto industriale e dall'altra parte invece riteniamo debba esistere un porto vocato al turismo, al crocieristico, al yacht di lusso, a tutto ciò che comporta creare per il porto di Catania un vero e proprio salotto a mare che percorrendo la strada dalla Piazza del Duomo o dai palazzi nobiliari che ci sono accanto e andando verso la marina possa in qualche modo affacciarsi in quello che deve essere appunto come dicevamo un salotto a mare, ma che deve essere considerato un punto di attrazione per le popolazioni tutte, augustane, catanesi, siracusane, perché in quell'area che è appunto piena di strutture di pregio, può rappresentare la nostra, come dire, Rambla siciliana, un po' come Barcellona, in cui la Rambla parte dal porto della città, attraversa i mercati e arriva in una zona meravigliosa. Ecco, Catania ha certamente questa vocazione. Parte dalla Piazza del Duomo, passa per i mercati della città sotto i ponti, sotto gli archi della Marina e arriva in un golfo che sicuramente si presta in modo significativo per il settore crocieristico del Mediterraneo, lì dove altri porti come la Tunisia, l'Egitto e altri posti, a causa delle problematiche legate al terrorismo, stanno diminuendo moltissimo gli attracchi. Quindi Catania, così come anche Siracusa, possono diventare per questo settore un importante luogo dove andare con le proprie imbarcazioni. Riteniamo e abbiamo indicato al Presidente questa strada. Noi pensiamo che il porto di Augusta invece, che oggi non si può permettere di scegliere. Il porto di Augusta, la vocazione è già scelta, è già decisa da anni ed è irrevocabile. Noi riteniamo però che molto si possa ancora fare per il porto di Augusta, sia in termini di efficientamenti energetici che ambientali soprattutto, con un occhio attento a quello che sta succedendo nel settore della navigazione. Sappiamo che ormai sta andando
molto velocemente il settore del GNL ed è proprio per questo motivo che abbiamo nel nostro documento indicato al Presidente Annunziata la possibilità di candidare il porto di Augusta tra quelle postazioni dove poter ricevere i depositi costieri GNL, anche eventualmente offshore, qualora si volesse ritenere che di evitare gli insediamenti a terra. Non ci dobbiamo mai dimenticare che la nostra industria, molto florida negli anni 70, eccetera, in questi ultimi anni, come sappiamo, ha visto piano piano un impoverimento del prodotto, dei traffici e quant'altro. E quindi dobbiamo trovare tutte quelle forme che alternativamente a ciò che già esisteva si possano rimettere nel mercato e riprodurre in questi nuovi decenni. Unitamente al fatto che riteniamo si debbano sviluppare e ampliare tutti gli spazi portuali, per questo abbiamo chiesto la massima operatività del piano triennale relativamente ai piazzali, containers e quant'altro, perché se oggi i containers, come viene detto dallo studio italiano, hanno diminuito le proprie capacità, il raddoppio del canale di Suez e il traffico che può provenire dalla Cina ci dice che nei prossimi decenni in realtà questo traffico può nuovamente aumentare e la portualità deve essere pronta, perché le infrastrutture non si creano dall'oggi al domani, hanno bisogno ovviamente di tempi e quindi noi abbiamo la necessità che queste infrastrutture si facciano, anche perché possono essere utilizzate in modo polifunzionale, e cioè dire se oggi non c'è una grande quantità di containers si possono utilizzare gli spazi per allocare imprese che facciano assemblaggi, imprese che possano godere dello spazio portuale per poter fare trasporto di merci alla rinfusa, il famoso gateway, le autostrade del mare. Noi abbiamo la necessità che tutti questi temi, che li chiamiamo per titoli, ma che oggi anche gli stessi titoli hanno cambiato i connotati, perché le autostrade del mare non sono più da considerarsi soltanto per i container, ma per il RoRo, per il CorRo, ci sono tutta una serie di possibilità che il porto di Augusta non si deve fare sfuggire. Unitamente al fatto che però ci sono da risolvere tante problematiche delle gestioni quotidiane degli operatori che in questa sede abbiamo inteso sottolineare. Quello che è più importante e quello che in realtà interessa anche la comunità è che si è fatto oggi però un grande passo avanti, perché mentre prima Assoporto doveva potrei usare una parola come dire forte, doveva mendicare l'incontro con le autorità di sistema, con le autorità portuali, con gli enti istituzionali, fare lettere alle quali magari non veniva data alcuna risposta. Oggi finalmente c'è un presidente che come prima cosa ha inteso venire ad incontrare gli operatori portuali e ha detto a questi: incontriamoci periodicamente. È un fatto assolutamente storico, totalmente positivo, perché significa volersi confrontare su temi specifici. Oggi lui ha acquisito questo documento pieno di proposte e di necessità ed intende ritornare in questa sede a continuare a discutere di questo documento e di altri che nell'eventualità dovessero venire fuori. Ha dichiarato tutta la sua ammirazione rispetto al fatto che ha trovato ad Augusta un'associazione come Assoporto, che ha tutti questi operatori che fanno squadra sulle problematiche portuali, cosa che non ha mai visto, ci ha detto lui, in nessuna altra realtà portuale. E questo ovviamente non può che inorgoglire Assoporto e non può che favorire ancora di più questa nostra propensione alla proposta, alla critica, o meglio alla vigilanza. Noi in questo mandato ci siamo voluti chiamare ambasciatori di sviluppo e sentinelle di buon governo, e questo è quello che continueremo a fare. Il nostro scopo è portare lavoro al porto di Augusta. Tanti sono gli operatori che vanno a cercarsi il lavoro e lo portano ad Augusta. Allo stesso modo noi operatori dovremo vigilare affinché tutte le istituzioni
operino perché questo lavoro possa poi essere portato a termine, al contrario di ciò che spesso è accaduto, che abbiamo fatto scappare operatori, investitori e quant'altro per le lungaggini burocratiche, per le difficoltà operative e quant'altro. Ecco, questo è quello che Augusta non si può più permettere di avere. E questa collaborazione che è nata tra la presidenza dell'autorità portuale, l'Assoporto e il comune di Augusta, secondo noi può portare soltanto effetti positivi alla città e alla portualità tutta. In questo senso riteniamo ancora una volta di dover essere ancora più critici al nostro interno, ancora più attenti al nostro interno. Dobbiamo far sì che tutto ciò che può essere migliorato sino al punto di arrivare all'eccellenza. Ovviamente sappiamo bene che l'eccellenza è irraggiungibile, però puntare all'eccellenza consente un miglioramento permanente e questo è quello che la nostra associazione intende fare. Tutti i nostri operatori si sono presentati al presidente dell'autorità di sistema e ciò che ci ha fatto molto piacere è che in questa fase convulsa, che non si è ancora purtroppo definita, della sede dell'autorità portuale di sistema, abbiamo avuto modo di constatare che questo ibrido che è Augusta insiste oggi anche sulla carta stampata, insiste oggi sulla carta, come dire, sulla ragione sociale, se vogliamo, perché questa sede, questa autorità portuale di sistema che per legge è Augusta e ancora oggi il decreto non è stato pubblicato, quindi la mancata pubblicazione del decreto, ci dice il presidente Annunziata, altro non fa che dire che la sede attualmente è ad Augusta. Ad una domanda, ma i ricorsi dove devono essere presentati, ad Augusta o a Catania, è stato risposto ad Augusta. Quindi questo è un segnale molto forte. Ci è piaciuto anche sentire che l'incontro dei dipendenti dell'autorità portuale di sistema è avvenuto in territorio di Augusta, nella sede dell'autorità portuale di Augusta, se per qualche tempo dovremo avere una sede condivisa, come dire, non ci preoccupa. Noi andremo avanti con i nostri atti giudiziari, non intendiamo retrocedere di un passo, l'abbiamo comunicato anche al presidente, il quale ne ha preso nota, abbiamo dichiarato al presidente anche per iscritto che nei limiti delle sue possibilità e senza volerlo in ogni caso coinvolgere in una situazione per la quale ovviamente non vogliamo creare un imbarazzo difficile da gestire, ma avendo modo di conoscere le due realtà possa spiegare ciò che noi non ci è stato consentito fare. Noi abbiamo chiesto al Ministro un incontro su questo tema, gli abbiamo chiesto di incontrarci per spiegargli quali erano le ragioni, abbiamo chiesto al Presidente Annunziata di farlo lui, cioè di dire quali sono le motivazioni reali per cui Augusta ritiene di poter essere la sede dell'autorità portuale in quanto porto centrale, in quanto considerato core per l'Unione Europea, eccetera eccetera. Tutto ciò ha vantaggio ovviamente non di una situazione, come qualcuno vuole dire, meramente localistica o di piccolo cabotaggio legato a una sede amministrativa, ma legata al vantaggio competitivo, legata alla capacità di marketing di un luogo, legata a uno sviluppo in cui il territorio locale ha più facilità ad andare a colloquiare con l'istituzione rispetto a non avere l'istituzione. Noi ci siamo sempre detti come Assoporto che ritenevamo questo esproprio istituzionale un fatto lesivo della capacità di sviluppo culturale della nostra città, perché ogni volta che tu sottrai qualcosa ad Augusta gli stai togliendo una possibilità, un luogo dove confrontarsi, dove ragionare, dove lottare, dove ribellarsi, gli stai comunque sottraendo qualcosa e noi questo lo dobbiamo impedire in tutti i modi possibili e immaginabili. Non c'è dubbio che la cosa più importante, e questo non sfugge a nessuno, è il fatto che nel comitato di gestione ci siano persone
ovviamente, che devono portare avanti le logiche dei due porti, perché noi vogliamo continuare, vogliamo cominciare e continuare a parlare dei due porti, non i due porti soli della nostra città. A questo punto ci dovremmo chiamare autorità portuale di sistema di Augusta dei tre porti, perché noi abbiamo il porto industriale al nord, il porto turistico a sud che dovrebbe essere il Golfo Sifonio, sul quale abbiamo chiesto sia al presidente Annunziata che al sindaco di Augusta di poter fare un accordo affinché il Golfo Sifonio possa entrare all'interno dello spazio territoriale della DSP, vuoi per poter godere dei finanziamenti che esistono nella DSP, ma anche per diversificare il nostro, per consentire alla marineria di portistica, ovviamente di medie dimensioni, e alla nostra marineria della pesca di avere un luogo di sviluppo senza dover necessariamente transitare dal porto industriale, quindi ciò a discapito della sicurezza del porto e quant'altro. Sono aspetti che, per i quali entrambe le istituzioni si sono, hanno dato la loro disponibilità, e questo per noi è una grande forza. A questi due porti se ne aggiungerà un terzo, che è quello di Catania, perché noi dovremmo immaginarci porto industriale, porto della marineria da diporto, ma soprattutto porto turistico e crocieristico in seno a Catania. Se come cittadini riusciamo a pensare a questo, se come cittadini riusciamo a comprendere che non apparteniamo più a una o all'altra provincia, ma apparteniamo a un'area vasta che è il Mediterraneo, a un'area vasta che poi si identifica con alcune zone, e in questo caso si identifica con queste, ma non a caso un nostro associato oggi ha dichiarato che teoricamente questi confini sono già stretti, perché dovremmo andare verso il comune di Siracusa e allargarci sino a Pozzallo, e abbiamo chiesto all'autorità portuale di sistema di iniziare a valutare questi aspetti, perché non c'è dubbio che il comune di Siracusa interessa certamente Santa Panagia, ma allo stesso modo, pur essendo il porto di Siracusa inserito nei piani AIL, che quindi hanno già una programmazione, ma riteniamo che essere inseriti nel sistema della portualità, Siracusa potrebbe averne soltanto vantaggi, e anche la popolazione potrebbe averne vantaggi. Quindi queste sono state le nostre proposte oggi al Presidente. Inoltre, appunto, ci piace informare la collettività tutta che a suo porto ha deciso di ricorrere al CGA e comunque di continuare tutte quelle azioni legali legate alla vicenda della sede. Sino a quando non si arriverà finalmente al merito del ricorso, e lì sì ci potremo confrontare probabilmente su dati molto più concreti, che non siano quelli purtroppo legati alla sospensione, che come sappiamo è decreto esistente o decreto non esistente, ma nel merito ovviamente le cose cambiano. Un'altra cosa che ci piace dire ai giornalisti oggi, e quindi trasferire anche alla collettività, è che noi ringraziamo il presidente Crocetta, forse l'ultima volta nella storia, ringraziamo la prima e l'ultima, ringraziamo il presidente Crocetta per avere nominato come designato all'autorità portuale di sistema un augustano, perché questo è un segnale che evidentemente ha voluto dare alla città. Ma questo non passa attraverso il nostro silenio o il nostro stop su tutte le problematiche. Il presidente Crocetta si è impegnato a trovare una soluzione a questa vicenda. Si è impegnato ad un'ipotesi A e ad un'ipotesi B. L'ipotesi A non si è ancora concretizzata, e cioè dire l'incontro tra Crocetta e il ministro Delrio per riverificare questa storia e cercare di porre fine a questo problema. L'ipotesi B è... E per noi questa ipotesi B ormai è matura, e da questo momento cercheremo di riattivare i tavoli istituzionali con sindaci e sindacati e tutte le parti sociali precedentemente sedute al tavolo, perché adesso la misura è colma. Noi vogliamo l'ipotesi B, vogliamo che il presidente Crocetta ritiri immediatamente la lettera che ha fatto al ministro Delrio, in cui dava indicazione di dati falsi che non appartengono nella maniera più assoluta a
al porto di Augusta, superati dagli anni e dagli eventi. Basti ricordare che ancora oggi qualcuno si diverte a fotografare e a dare gadget del porto commerciale di Augusta del 15-18, di quando esistevano le saline e non c'erano neanche le banchine. Questa è una strategia di marketing di piccolo cabotaggio, è una strategia attuata evidentemente a danno degli augustani, e questo per noi non può passare. Quindi chiediamo al presidente della regione Crocetta di attivare immediatamente l'ipotesi B, perché l'ipotesi A non è riuscito a portarla avanti, non si sono ancora incontrate le due istituzioni. Quindi o ci dice quando incontrerà il ministro Delrio e ci dà una risposta in tempi brevi, oppure ci dica che attua, così come si era impegnato a fare, l'ipotesi B. Terza e ultima cosa è che in questo ragionamento di designazioni, noi come Assoporto di Augusta abbiamo in assemblea deciso di raccogliere tutti i curriculum dei nostri associati che ritengono di avere i requisiti di legge da sottoporre all'attenzione del sindaco della città, avendo ben chiaro che questa è una designazione del sindaco, è una designazione che, se lei vorrà, potrà assorbire, come dire, la competenza degli operatori economici dell'Assoporto di Augusta, perché qui che ci sono i tecnici che possono aiutare quello sviluppo, perché tutto quello che abbiamo detto passa attraverso l'elaborazione del comitato di gestione, e se nel comitato di gestione non ci sono le persone capaci di conoscere le problematiche, non si potranno avere neanche le soluzioni, ed è per questo che noi portiamo avanti le nostre candidature. Quindi noi porteremo al sindaco i curriculum che raccoglieremo entro questa settimana, anche perché i termini, come sapete, sono slittati, in uno col fatto che comunque un fatto positivo, speriamo che arrivi a termine, è quello che la candidatura della presidenza della regione riguarda un augustano iscritto alla nostra associazione a supporto. Questo è già un primo piccolo passo che speriamo, al di là delle polemiche politiche, al di là delle beghe dei singoli partiti, al di là delle correnti che ci sono, speriamo possa andare a buon fine, perché avere un augustano e avere un nostro associato è sicuramente cosa migliore che non averlo. Questa è la nostra considerazione. Quindi in questo senso ritenevamo di avere appunto tutte queste comunicazioni da darvi. Se ci sono domande da parte vostra, siamo qui per poter rispondere. Sì. A supporto? No, supporto raccoglie soltanto solo i soci in assoporto. E c'è questo, diciamo, disponibilità di assoporto verso l'amministrazione di Magliane, ma per andare poi in un discorso più concreto, l'amministrazione che vi risulta taglierà solo quelle che arrivano dal supporto? No, non ci risulta nulla in questo senso, né tantomeno in qualche maniera possiamo incidere in questa situazione. Noi possiamo solo proporci, e quindi questa è una designazione del sindaco, teoricamente è come se ci fosse il sindaco seduto a quel tavolo, e quindi è per questo che noi gli abbiamo detto: noi siamo tecnici, possiamo svolgere questo ruolo in accordo con l'amministrazione comunale. È ovvio che lei è libera di valutare tutto ciò che riterrà più opportuno. E noi ovviamente allo stesso modo avremo modo di operare le nostre diverse scelte per poter comunque partecipare all'attività del comitato di gestione. La domanda è ingenua, da non addetti ai lavori, quindi posso dire una stupidaggine: allargare al porto sufonio la competenza della DSP e significa che quindi avrà competenza da Punta dal Carello a Punta Izzo e anche con le aree costanti, o si parla soltanto dello specchio acqua?
Noi nella nostra visione abbiamo ovviamente lo specchio acqueo perché a quello siamo interessati, anche perché il territorio di cui tu fai riferimento è un territorio abitato, è un territorio già occupato dalla Marina Militare e quant'altro, quindi non abbiamo interesse a prendere quei territori che diversamente sono utilizzati da altri anche per poterli finanziare addirittura. Semmai abbiamo un interesse a cercare di avere qualche territorio in più, se non utilizzato per esempio dalla Marina Militare, cioè se ci sono spazi che la Marina Militare non utilizza e possono essere di ristoro per la collettività cittadina, crediamo che sia il caso che questo ristoro ci sia. Ovviamente compatibilmente con tutte le programmazioni sia di natura, come dire, militare che di natura urbana cittadina. Altre domande? Va bene così? Allora io vi ringrazio infinitamente e ci aggiorniamo alla prossima. Grazie.